Buongiorno e benvenuta in questo nuovo vlog che inizia molto male perché non ho nulla a casa e devo fare la spesa. E quando devo fare la spesa come prima cosa sono veramente super triste. Comunque, ragazze, ve l'ho già detto nel video che è andato online oggi. Lo bombio, lo passo, è super divertente. Tra l'altro, se ancora non l'avete visto, andatelo a vedere. Per voi è ieri. Dell'incontro, ve lo volevo ricordare, ve lo volevo dire ufficialmente, del nuovo incontro che ci sarà questo sabato, sabato prossimo, 11 marzo. Alle ore 17 a Quarto in provincia di Napoli nel negozio Black and White in via Santa Maria, praticamente un negozio di un mio amico che mi ha dato questa possibilità poiché è da tanto tempo che non faccio un nuovo evento e mi faceva piacere incontrarvi almeno quelle di Napoli e provincia. Lui mi ha dato la possibilità, quindi ha messo a disposizione il suo negozio per fare questo incontro e ci sarà anche un rinfresco, ci saranno, potremo parlare, abbracciarci, fare tante foto assieme, scambiarci chiacchiere. Io ho postato anche alcune foto, casomai dopo vi faccio vedere qualcos'altro, e sui social se vi sono piaciute dei vestiti, perché comunque sono vestiti molto carini alla moda, però comunque non costano tanto, abbastanza economici sia per uomo che per donna, quindi magari potete portare anche i vostri fidanzati, i vostri amici, potete venire, siete piccoli, siete grandi, signore, ragazze, ragazzine, insomma di tutte le età. Ci sarà anche uno sconto, lui metterà appunto per tutti i miei follower uno sconto del 10% sull'acquisto, quindi qualsiasi cosa se vi piace c'è lo sconto, quindi è carina questa cosa, un rinfresco, saremo assieme e io non vedo l'ora di baciarvi, abbracciarvi. Comunque io ci sarò alle 17 e starò lì fino a chiusura, quindi fino alle 20, 20 e 30, quindi nel caso in cui magari potete passare anche dopo solo per un bacio, un salutino, venite. A me fa piacere anche solo vedervi 5 minuti, veramente mi fa tanto tanto piacere. E è una cosa che faccio veramente solo per incontrarvi, per vedervi. E niente, spero che faccia piacere anche a voi vedermi. Io sono tanto tanto felice perché è molto bello. A volte, ad esempio, adesso sto al supermercato e tipo vi incontro ed è sempre bello fermarsi 2 minuti a parlare con voi, a salutarci. Quindi spero che vi faccia piacere questa cosa, scoprirli davanti agli occhi. E vi aspetto appunto questo sabato alle ore 17 nel negozio Black and White, via Santa Maria, Quarto, Napoli. Fatemi sapere nei commenti se venite, mi fa tanto tanto piacere. Se venite, venite ragazze, Napoli e provincia, venite. Ragazzi, spesa fatta, adesso che arrivo a casa vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato. Comunque ho resistito perché praticamente avevo tantissima fame. Adesso farò un pranzo in macchina. Farò questo, che è praticamente il pane di segale, più questo. E qua dentro c'è praticamente il prosciutto, evviva, farò i tramezzini. Poi arrivato a casa mangerò anche dei finocchi per le verdure. Buono, dai, con la fame che tengo è tutto buono. La calvizie ti preoccupa? Prevenire è meglio che curare. Istituto Ermetico Sanders ti offre il test del DNA al suo stato di spirito. Zero contro sud. Infatti, ce la posso fare. Per il tuo 30° anniversario, gratuitamente scoprirai se sei predisposto alla calvizie. Istituto Ermetico Sanders, i capelli vanno difesi e non. Tu stas conmigo. Quanto mi casa? Hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito. Despacito.
Despacito. Despacito. Sono a casa e sono distrutta. Voi non ci credete, ma a me la spesa mi sfianca, perché tipo sto delle ore nel supermercato e ho fatto una spesona, guardate. Spesa incredibile. Adesso faccio vedere tre cose che ho comprato. La spesa Fit Healthy da Bodybuilder. Madonna, è troppo bella questa spesa. Vabbè, a parte i croccantini che non penso. Vabbè, comunque ho sistemato tutto qua per farvi vedere. Alcune cose le compro sempre, tipo gli albumi, il pollo, gli yogurt, cose che adesso non ho trovato, perché gli yogurt già ce l'ho nel frigo. Gli albumi non li ho trovati, il pollo sì. Comunque ho trovato questo che è una novità. Pane azimo di farro. E praticamente contiene solo farina di farro, quindi non vedo l'ora di provarlo. Questo è il pane di segale, è anche 100% segale ed è buono, buono insomma. Il pane normale è più buono, però è più sano. Poi le mandorle, perché mi piacciono tantissimo, sapete. Questo è un piccolo taglierino, troppo carino. Poi i funghi, questa qua è una cosa che io non compro mai, perché io faccio sempre le arance, infatti ho pure le arance, queste qua, faccio sempre la spremuta io di arance, ho le arance nel nostro alberello, se non ci sono le compro, però ho detto nelle emergenze, a volte non ce l'ho, devo far colazione, me la porto dietro, almeno è 100% comunque arancia, non c'è zucchero, non c'è nulla. Poi le insalate, insalata, rucola, e là c'è un'altra insalata. Poi questi qua, anche questi salumi, io di solito non li compro mai, li compro sempre affettati freschi, infatti qua c'ho bresaola, fesa e cotto. Però ho detto, va bene, l'emergenza a volte non ho tempo, quindi piuttosto che fermarmi a comprare un tramezzino me lo faccio io, e quindi mi sono comprata questi qua che sono comunque magri. C'è il, questo è il cotto, il crudo che è buono, senza grassi proprio completamente, e la fesa di tacchino. Quindi se vuoi mangiare sano, mangi sano, porti questo e un po' di pane di segale è fatto, appunto come ho mangiato io oggi. E ovviamente un bel piatto di pasta è meglio, però a volte non si ha il tempo di farlo. Poi ho preso questa qua, la carne rossa io non ne mangio tantissima, però quando la compro buona, quindi questa è polpa scelta tritata, quindi abbastanza magra. E poi ho preso la mia carne bianca, di solito prendo sempre il tacchino e il pollo, il petto di pollo. Ci sono bocconcini, assai pollo. Di solito prendo sempre i burger anche, ma stavolta non li ho trovati. Maledetti che me li avete finiti. Poi ho preso questo qua, il salmone, che io lo adoro, lo sapete, vado pazza per il salmone, lo mangio due volte a settimana, è buonissimo, ricco di omega 3 e omega 6 ed è ottimo, il mio pesce preferito. Poi questi qua, la pasta ne ho tantissima, ho preso giusto sto pacco perché mi aveva colpito questo formato piccolino. Mi devo fare un po' di pastina così buona, poi casomai vi faccio vedere. Poi questi qua che li adoro, ho messo anche la foto su Instagram Story. Le adoro troppo, questi qua sono polpa di frutta frullata 100%, che potete tipo mangiare così o mettere nello yogurt, sulle fette biscottate, nei dolci, eccetera. Poi come bevande io bevo queste due, come latte di avena e latte di soia, sono i miei preferiti in assoluto. Poi questo è una cosa, queste cose sono cose che non compro mai, però mi è venuta voglia. Seitan, questo è molto proteico, però comunque non fa bene mangiare molto seitan, comunque contiene tutto glutine. Ma dovete credere, ce l'ho mangiato tipo da un anno. Ho detto vabbè, lo compro, e perché mi era venuta voglia, ma lo mangio tipo una volta all'anno. E queste non buone, però mi è venuta voglia e quindi le ho comprate. Comunque sono magre, ma non sono sane ovviamente. Poi l'insalata, la zucca, le zucchine tantissime, perché io mangio praticamente zucchine tutti i giorni. E i finocchi, le mie verdure preferite, zucchine, insalata e finocchi, le mangio tutti i giorni. Poi ho comprato anche i ravanelli, sono simpatici. Poi i croccantini per pupi, io le sto prendendo questi qua da un po' di tempo, mi trovo abbastanza bene, non lo so, fatemi sapere se conoscete di migliori. Questi le piacciono, insomma. Finocchi, qua ci sono, vi ho detto, gli altri salumi. Qua c'è del merluzzo fresco, che è anche buonissimo, stava consigliato. Cioccolato fondente 99%, cacao amaro. Dai, tutto sommato sono stata brava. Ho resistito alle tentazioni dei prodotti Kinder e tutte le schifezze. E poi ovviamente non può mancare la mia acqua. Evviva! Ma quanto sono, adesso mi sistemo tutta la spesa, ragazzi. Io sono super organizzata. Già da quando ero a casa di mia mamma, che ancora non andavo a vivere da sola, ho sempre avuto la fissa per la spesa, per le cose. Infatti guardate qua,
tengo sempre un blocchetto, anche a casa di mia mamma lo tenevo, dove mi scrivo man mano tutte le cose quando finisco, tutte le cose che mi servono, perché amo avere il frigo e la casa piena di cose, perché mangio tantissimo, e anche l'acqua, perché l'acqua lì sotto la fontana non la posso bere, fammi mal di stomaco, sono viziata, bene sì. E quindi no, è così. E poi quest'acqua io l'adoro. E lo dico ancora un'altra volta, l'ho detto tante volte, Vita Snella, sponsorizzami, mandami casse d'acqua ogni giorno davvero. Io quando trovo qualcuno che mi porta una cassa d'acqua al giorno, ma anche ogni due giorni, e devo, non devo andare a comprarla io e portarla, e me la trovo sempre in casa, me lo sposo, vi giuro me lo sposo. Finora solo mio padre l'ho trovato che lo fa. Ogni tanto fa trovare le casse d'acqua per la porta. Vabbè ragazzi, sistemo tutto, sono super adrenalinica. Nel frattempo si è fatta già ora anche dello spuntino. Appena pranzato, ma adesso devo fare spunti. Capite come funzionano le mie giornate? Cioè si alternano fra cucina, spuntino, pranzo, spesa, mangiare. È tutto così. È tutto un continuo magna magna. Spuntino oggi così, fiocchi di latte e questo che è un succo di frutta 100% frutta che contiene lamponi, mirtilli, antiossidanti, è top, è buonissimo. Mia felicità, tutto pulito, acqua, congelatore, frigo. Frigo, frigo, frigo. Ta-ta-da-da. Evviva! La Coca Zero no, però non è mia. Volevo troppo rispondere a questo messaggio che mi è arrivato. Aspettate che apro Pupi, che l'avevo chiusa momentaneamente fuori, povera piccolina, mamma mia. E praticamente sotto uno degli ultimi vlog mi arrivò questo messaggio che mi fece riflettere, lo pubblicai anche nelle IG Story se l'avete visto. È vero che mangi tanto, però non è normale che fai sempre la spesa e per di più fai delle scorte come se non ci fosse domani, è vero, è vero. Amorina, mamma, dammi un bacino. Bella mamma tua. Non è cibo per una sola persona quello, è per un esercito. Potrebbe anche essere, ma tu ogni due giorni compri tanto, tanto cibo, è impossibile, me lo chiedo anche io, com'è possibile spendere tanti soldi per il cibo? Ebbene sì, secondo me hai fatto pace con Max, ma non lo dici. Ebbene sì ragazzi, ho fatto pace col mio ex ragazzo, con Max, ma non voglio dirlo, ma non lo dico, sì, non lo dico, lui mangia tantissimo, mangia tutto lui, dovresti dirci la verità però, soprattutto per noi che ti seguiamo da tempo. Poi continua la discussione sotto, adesso a parte gli scherzi, questa ragazza a cui mando veramente un bacio grande, perché comunque è una ragazza che mi segue, perché lei dice comunque io voglio solo il suo bene, però vorrei sapere la verità, quindi ok, ci sta, io veramente adesso poi ironizzando, però io vi voglio bene, anche quando mi lasciate questi messaggi, io capisco che voi volete sapere perché comunque mi volete bene, ed è giusto così, ma vi dovete fidare di me, cioè ragazze, io non ho fatto pace, cioè ve lo direi, è vero che ci siamo rivisti, è vero tutto quanto, però se fosse tornato ve lo direi, insomma, perché non dirvelo, non avrei nulla da nascondere, non c'è nulla di male, quindi ve lo direi, ma non è così, è semplicemente il fatto che io veramente mangio molto, ma veramente veramente mangio molto, come sapete, essendo che faccio molto sport e mi alleno tantissimo, faccio allenamento molto pesante in palestra. Tra l'altro ho cambiato scheda, devo fare video dell'allenamento, ho cambiato anche dieta, sto mangiando ancora di più, quindi vedrete ancora più spese, vi farò un video aggiornato sulla mia alimentazione, che sto facendo adesso una dieta di massa, quindi per mettere un poco di muscolo, un po' di peso. Quindi sto mangiando, immaginate, tantissimo, 6 volte al giorno, se vedete i miei video cosa mangio sul secondo canale, mangio veramente veramente tanto. E anche io mi chiedo, perché io spendo veramente tanti soldi di cibo, e si può dire che io spendo più di cibo che di qualsiasi altra cosa, veramente spendo tantissimo, ma mangio tantissimo, cioè io veramente ogni volta dico, ma com'è, io la spesa l'ho fatta l'altro ieri, è già finito tutto, eppure sono sola in casa, mangio da sola, e Pupi mangia i croccantini, quindi non fa testo, però mangio veramente veramente tanto, quindi io veramente vi giuro faccio la spesa ogni giorno, anche se compro tipo 4 cose, ma ogni giorno io compro qualcosa, oltre alla spesa settimanale quella grande, quindi non so, a volte mi chiedo se sono io che sono strana a mangiare tanto o le persone che mangiano come uccellini, fatto sta che io spendo tanti soldi di cibo, mangio tanto ed è così, vero mammina, vuoi fare un salutino? Vieni qua, scappa.
Poi adesso devo andare sopra e lavorare al computer, far uscire il nuovo video di oggi, che come sapete carico un nuovo video al giorno, o su questo canale o sul mio secondo canale, quindi seguitemi su tutti e due i canali. Poi devo mangiare e andare in palestra. Yeah! Pronto, buongiorno. Senta, volevo un'informazione. Vorrei sapere come mai le bollette da pagare non mi arrivano personalmente a me. Vorrei cambiare l'indirizzo, perché arrivano alla mail del mio ex ragazzo. No, per questo numero. Ragazzi, cosa succede? Che praticamente arrivano le bollette a Max e lui mi avvisa, arrivano nella sua email, non capisco, cioè per questo che la linea è stata lui. Io ho sempre timore che mi stacchino la connessione, non posso caricare i video. Sì, fare tutto un passaggio e farla intestare a me è un casino. Ma la cosa peggiore è il fatto che io mi ricordo di aver pagato la bolletta, che lui mi ha detto ma l'hai pagata? L'hai pagata la bolletta? Ho detto sì, mi ricordo di averla pagata. E adesso non trovo la ricevuta, ovviamente. Io sono un caso patologico. Figurati se io mi conservo le ricevute, mio padre me lo dice sempre, conservati le ricevute, conservati, quindi non so, adesso sì, mi tocca ripagarla, ma non mi ricordo, ma io convinta che l'ho pagata, cioè di 2 mesi fa, boh, comunque devo cercare la ricevuta, aiuto. Ragazzi, stiamo uscendo, vi voglio far vedere, il mio outfit è questo pantalone di finta pelle e cupelle, bellissimo, aspettate che... forse così si vede meglio. Comunque, pantalone di ecopelle, tipo finta pelle, bellissimo, che io adoro, con queste décolleté così, bellissime. E questa maglia bellissima, che l'avevo comprata da Luigi, fatta così, guardate com'è bella, bellissima. Guardate le mie spalle come sono muscolose. Comunque così portavo niente, questo inserto tutto di merletto. Come trucco, vabbè, quando metto le cose bianche mi piace tantissimo fare un trucco delicato sugli occhi, quindi nulla, praticamente solo il mascara e un po' di ombretto marroncino, e mettere il rossetto rosso, mi piace tantissimo col bianco e il rossetto rosso, guardate, mi piace. Ragazzi, sopra mi sono messa questa giacchetta di finta pelle e copelle, molto carina, vi piace? Comunque, siamo da number one. Com'è la pizza da number one? Ancora non l'abbiamo mangiata, abbiamo mangiato la roba fritta, usciremo da qua parecchi chili in più, vero? Fritta di dentro. Benissimo qua. Noi ci abbiamo fatto a forno. La pizza a forno, perché come la volevi? No, pure la frittatina. La frittatina a forno. Allora questa pizza. Cioè c'è il mondo su questa pizza. Veramente. Ma poi è grandissima. No, vabbè. Allora, qua c'è la mia amica. Ciao. Come si chiama? Gessovina. E là c'è la mia amica Valeria. E là c'è il mio amico che è un po' più scurroso. E quindi vi invitiamo a venire tutti quanti a Number One. Loro lo sapevo, ma sono delle mie follower accadite, quindi sarei felicissime di incontrarvi. Comunque la pizza è buonissima. E facciamo vedere la foto. Si sta sviluppando. Abbiamo fatto la foto con la Polaroid. Volete fare un saluto? Ciao. Seguite Cardina per sempre. Sono troppo carine.
ragazzi, perdonate l'aspetto alquanto distrutto, ma è tardissimo, praticamente notte. Io mi sono messa il pigiamino con la mia vestaglina, pigiamino con gli occhi, con la vestaglina tutta pelosa. Sono in totale relax, veramente sto quasi tipo nel letto, vorrei sprofondare nel letto, ma devo comunque montare ancora il vlog, perché come sapete monto sempre i video comunque la sera, ne metto a caricare la notte per far sì che siano online verso le 13:30-14 ogni giorno. E sono tornata a casa, abbiamo passato una serata fantastica veramente stasera nella pizzeria number one, pizza favolosa, beh, siamo strabuffati, però è stato bello stare in compagnia di persone che comunque, anche se attraverso internet, comunque ci volevano bene. E infatti abbiamo parlato anche dell'incontro che faremo sabato, le abbiamo quindi invitate, loro hanno detto che verranno, quindi non vedo l'ora di riabbracciarle. Comunque siete tutte invitate, e tutti invitate, perché comunque voi non ci crederete, però davvero per me è un piacere quando mi fermate, quando vi posso salutare, quando sono in vostra compagnia, perché so che mi volete bene, quindi mi fa tanto tanto piacere. Infatti abbiamo passato veramente una serata fantastica, ringrazio tantissimo le persone della pizzeria, le ragazze, ma le mamme, tutte veramente. È stata veramente una serata piacevole, cioè noi ci siamo seduti a tavola come se fossimo state una famiglia, vi giuro, a parlare ore ed ore fino a tardissimo. È stato veramente piacevole, siamo fatte le foto con la macchinetta istantanea, insomma è stato proprio carino. E appunto le abbiamo invitate sabato all'evento, abbiamo detto ragazze venite sabato all'evento a quarto, e loro contentissime, sì, quindi già siamo organizzate, già le rivedremo. E mi raccomando ragazze, vi aspettiamo numerosi alle ore 17 sabato nel negozio Black and White, che praticamente è adiacente alla stazione degli autobus. Parleremo, faremo foto, faremo tante cose, ci sarà anche un buffet, comunque sarà un bel pomeriggio da passare assieme, quindi non vedo l'ora di potervi abbracciare e salutare, anche solo per un salutino, mi raccomando passate. Io adesso mi metto a montare il video, veramente piena di gioia, di emozioni. Potevo andare a dormire, perché vi giuro sono distrutta, quindi mi serve un po' di sonno ristoratore. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. E sabato ci incontreremo di persona. Yeah! Buonanotte! You were the one thing in my way. You were the one thing in my way.